Al Teatro Quattro Mori di Livorno è andata in scena l'ultimo concerto della rassegna Primavera in Musica. La stagione cameristica del Conservatorio Mascagni si è conclusa con il concerto di questo martedì, ospitato dal Teatro I Quattro Mori di Livorno, un'esibizione che è stata anche l'ultima della rassegna Primavera di Musica, pensata proprio dall'Istituto Mascagni per far esprimere gli allievi più talentuosi. Protagonisti di quest'ultima serata, il flautista Jacopo Fallani, il clarinettista Michele La Greca e il pianista Francesco Saviozzi. Un flauto, un clarinetto e un piano, una composizione non usuale per questa esibizione. Come mai questa scelta? Ma la scelta è nata dal fatto di provare insieme il conservatorio e abbiamo visto che era una sfida a tutti gli effetti, quindi perché no? Ci siamo buttati e abbiamo tirato su questo programma che sarà sicuramente molto piacevole da ascoltare. Come mai avete scelto questo repertorio? Ce ne può parlare? Ma il repertorio l'abbiamo cercato, non c'è molto repertorio per questo trio, però comunque la Tarantella di Saint-Saëns, che è un brano originale molto conosciuto per questo repertorio, e poi abbiamo cercato di brani che potessero anche comunque piacere al pubblico per la maggiore. Infatti suoneremo una Rapsodia della Carmen e delle Danze Ungheresi. Un grande orgoglio per voi chiudere questa rassegna, questa importante rassegna organizzata dall'Istituto Mascagni. È un grande orgoglio anche perché abbiamo lavorato veramente molto quest'anno, abbiamo fatto un sacco di prove, ci siamo veramente dati l'anima per fare questo concerto e siamo molto emozionati e molto orgogliosi di rappresentare il nostro conservatorio. Ecco, come si prepara un'esibizione del genere? Provando molto, trovandoci tra di noi per molte ore, anche uno studio a casa individuale, però soprattutto facendo molte, molte prove.